Vi faccio una domanda: sapete che differenza c'è tra un sottomarino e un aereo? La differenza principale e anche la più evidente è che il primo, ovvero il sottomarino, opera prevalentemente sotto la superficie dell'acqua ed è in grado di immergersi senza distruggersi nell'intento, mentre il secondo, ovvero l'aereo, compie quasi esclusivamente azioni nel cielo blu dipinto di blu, sfruttando la caratteristica del volo e escludendo completamente la caratteristica di immergersi, poiché se lo facesse, beh, diciamo che in quel caso si sarebbero buttati un sacco di soldi per costruirlo, soprattutto per quanto riguarda gli aerei moderni. E se vi dicessi che nel corso della storia, già dagli anni 20, qualcuno ha provato soltanto ad ipotizzare e a disegnare alcuni aerei che incrociavano le caratteristiche di entrambi i mezzi? E no, vi giuro che non sto scherzando. Secondo Wikipedia, la definizione corretta di questo incrocio sarebbe aereo sub, o semplicemente aereo sommergibile. Ma se vi steste chiedendo il perché la gente, la mente umana, sia arrivata a concepire un mezzo del genere che incrociasse due caratteristiche completamente diverse, l'unica risposta che vi potrei dare è un sincero boh. La cosa che si potrebbe ipotizzare è che, appunto, avendo un mezzo che svolge entrambe le caratteristiche, quindi che sia un sottomarino che un aereo a tutti gli effetti, potesse in qualche modo diminuire i costi e utilizzare più mezzi che siano appunto universali. Questa è l'unica teoria che mi è venuta in mente e penso sia anche la più probabile. Ma iniziamo dal principio. Ciao a tutti, siete sintonizzati sul canale di Gabro TV, io sono Gabro e oggi siamo qui in questo nuovissimo video della serie degli speciali. Ebbene sì, perché a mia insaputa nell'arco di più o meno una settimana siamo arrivati ai 5.000 iscritti. Cioè ragazzi, nell'arco di una settimana ho fatto 1.000 iscritti. Io non so veramente come ringraziarvi e non so se odiarvi oppure no, perché non ho preparato niente, non aspettandomi appunto questo traguardo nel giro di una settimana. Devo farvi i complimenti, siete riusciti a fregarmi e a mettermi alle strette, ma per fortuna avevo questo video di riserva. A parte gli scherzi, come sempre voglio ringraziare ogni singolo iscritto che per l'appunto si è iscritto al mio canale e che mi sta supportando e mi sta seguendo. E vorrei anche ringraziare un mio amico, ovvero Vittorio Bruno, tra l'altro amico d'infanzia, amico di una vita, che mi ha suggerito appunto di portare questo aereo che inizialmente nemmeno conoscevo. Sto parlando, ovviamente, da come avrete intuito dal titolo, dell'LPL, ovvero un aereo sub sovietico inventato durante gli anni 30, ma mai prodotto perché, beh, era un progetto un po' particolare per quelli che erano gli anni 30 e di conseguenza quella che era la capacità produttiva e tecnologica degli anni 30. E prima di cominciare volevo fare alcune precisazioni. In primis vi volevo dire che probabilmente, ora io nel momento in cui sto registrando la mia voce adesso, non so quanto durerà il video, ma molto probabilmente durerà abbastanza poco, poiché appunto questo aereo è e rimane un progetto mai prodotto, quindi. E quindi la mia scaletta si ridurrà a storia e caratteristiche del mezzo e basta. E come seconda cosa volevo avvertirvi del fatto che molto probabilmente questo video sarà un po' ripetitivo dal punto di vista delle immagini, poiché le foto, anzi i disegni per così dire, di questo prototipo sono pochi e di conseguenza è molto probabile che si ripetano nel corso del video. Tuttavia non penso che questa sia una cosa che dia fastidio, poiché alla fin fine la mia voce è quella importante, i disegni e le immagini sono per lo più di sottofondo. Bene, dopo aver fatto questa introduzione, anche per allungare la durata del video che sarà relativamente corta, vi ricordo di, come sempre, iscrivervi al canale, di commentare, di lasciare like al video, di attivare la campanella per non perdervi le notifiche e direi di cominciare effettivamente a parlare della storia di questo bizzarro progetto. Come già ho detto, questo aereo, anche se tecnicamente non sarebbe nemmeno da chiamare aereo, quindi per comodità diremo questo mezzo, appartiene alla categoria degli aerosub. E per quanto riguarda questa tipologia di mezzi, già nel 1920 una rivista specializzata britannica chiamata Flying riportava delle conversazioni riguardanti proprio questo tipo di progetto. Anche se rispetto all'LPL, ovvero il protagonista di questo video, questo aerosub doveva possedere delle caratteristiche molto innovative e tecnologiche, soprattutto per gli anni 20. Infatti, per esempio, l'imbarcazione doveva essere interamente in metallo, il suo progetto ipotetico illustrato nell'articolo doveva essere un aereo a doppia elica con ali retrattili e una fusoliera ermeticamente sigillata, ed a quanto pare, anzi è abbastanza comprensibile il motivo, non vi fu un ulteriore sviluppo di questo progetto. Tuttavia, passando avanti di un decennio, più precisamente durante gli anni 30, furono effettuati degli effettivi tentativi
tentativi di combinare i vantaggi dei sommergibili e quelli degli aerei, quindi rispettivamente l'immersione e il volo. Anche se questa idea si concretizzò praticamente in un aereo molto compatto, leggero e pieghevole, tra virgolette, che avrebbe dovuto essere ospitato all'interno dei sottomarini. Ma la vera domanda è: perché si cercò di inventare questo tipo di aereo mobile? La risposta in realtà potrebbe anche esserci. Infatti, diciamo che l'Unione Sovietica, già a metà del XX secolo, iniziò a costruire una flotta navale che comprendeva anche corazzate, portaerei e altre navi. E proprio in virtù di questo fatto, la leadership sovietica divenne più aperta per qualsiasi tipo di proposta pur di potenziare la flotta. Fu così quindi che venne presentato un particolare progetto presso l'Accademia Ingegneristica Navale a Dzerzhinsky a San Pietroburgo, che poi terminò nel 1937. E i meriti di questa invenzione abbastanza bizzarra vanno a Boris Ushakov, uno studente presso quell'accademia. Infatti fu proprio egli che presentò una bozza per un progetto che potesse unire le capacità di un aereo con quelle di un sottomarino. Infatti, secondo Ushakov, il suo progetto doveva essere appunto un mezzo che assomigliava molto ad un idrovolante, ma che era in grado anche di immergersi. Durante gli anni successivi a questa presentazione, il progetto fu rivisto e presentato anche in molteplici varianti, che gli hanno permesso di testare le capacità e la durata di particolari componenti. Nell'aprile del 1936, il revisore, che appunto si occupava di revisionare questo futuristico per quell'epoca mezzo, stabilì che Ushakov era effettivamente un tipo interessante e con del potenziale, poiché ha inventato una roba del genere. Tant'è vero che nel luglio dello stesso anno questo progetto, denominato sottomarino volante, chissà per quale motivo, fu riverificato e valutato ancora positivamente dal comitato di ricerca scientifica delle forze sovietiche. E proprio quando nel 1937 questo progetto stava per essere completato e poteva effettivamente vedere un impiego, esso fu annullato dopo un'ulteriore rivalutazione. Tuttavia Ushakov, che era appunto a quei tempi un tecnico militare di prima classe, non si diede per vinto e continuò a sviluppare questa sua invenzione durante il suo tempo libero. E fu così che nel 1938, dopo alcune modifiche apportate al progetto, esso fu ancora una volta rivalutato, stavolta dal secondo dipartimento del comitato. Le modifiche riguardavano principalmente il fatto che l'aereo doveva essere costruito quasi interamente in metallo e doveva andare ad una velocità di circa 185 km orari in aria e 3 nodi sott'acqua. I motori poi dovevano essere sigillati dalle piastre metalliche mentre erano sott'acqua, naturalmente, eccetera eccetera. Non ve le dico adesso perché poi ve le andrò ad elencare quando andremo a parlare delle caratteristiche del velivolo. Andando avanti nel tempo, più precisamente nel 1939, quindi praticamente alle porte della Seconda Guerra Mondiale, il progetto fu temporaneamente sospeso e classificato, per poi essere ripreso nel 1943, quindi praticamente in piena Seconda Guerra Mondiale, per ordine del capo dell'NKVD. Nel 1947 poi fu eseguita la prima prova effettiva del sottomarino volante, ma nel 1953 il progetto fu definitivamente chiuso per ordine del primo segretario del Partito Comunista, ovvero il famoso Nikita Khrushchev, poiché il suo design, che era risalente agli anni 30, negli anni 50 non era proprio il massimo. Tuttavia io personalmente ipotizzo che ci furono altre cause per la cancellazione di questo progetto, anche se non ne ho le prove materiali proprio. Parlando delle sue caratteristiche, partiamo con i motori, che sicuramente sono la parte che avrà destato maggiori dubbi nelle vostre teste. Infatti molti di voi si staranno sicuramente chiedendo: ma se questo è un aereo e dispone di motori di un aereo, appunto, come fa a immergersi in acqua senza distruggersi? La risposta è semplice, se non sbaglio ve l'avevo già accennata prima. Infatti questi tre motori sono sigillati ermeticamente, quindi l'acqua non può entrare. Ma questi tre motori effettivamente che cosa sono? Sono degli AM34. Che generano una potenza di 1000 cavalli, anche se all'avvio del mezzo ne generano 1200, poiché utilizzano un turbocompressore, per dare proprio quella spinta in più temporanea al velivolo, barra sottomarino. Oltre ai motori, anche la camera di pilotaggio è ermeticamente sigillata, ed il mezzo in sé per sé come faceva ad immergersi? Beh, utilizzava praticamente delle zavorre che consistevano in delle stanze vuote all'interno della struttura del velivolo, barra sottomarino,
e quindi si può dire che utilizzava dei metodi che ancora si utilizzano tuttora, appunto, per far immergere i sottomarini. Infatti queste stanze venivano riempite d'acqua una volta che l'LPL doveva immergersi. Parlando di scafo, questo doveva essere in teoria costruito come una forma cilindrica in duralluminio rivettato, dallo spessore di circa 6 mm. Per quanto riguarda il rivestimento esterno delle ali e la loro imbottitura, essa doveva essere anche fatta in acciaio, mentre i galleggianti dovevano essere fatti in duralluminio. Ed erano proprio queste alcune delle parti del mezzo che dovevano essere riempite d'acqua durante l'immersione. La vernice di questo futuristico, per i tempi, aereo, inoltre doveva essere una vernice speciale che preveniva la corrosione. Sotto lo scafo poi erano posizionati, per quanto riguarda l'armamento, anche due siluri da 18 pollici, perché comunque ricordiamoci che oltre a essere un aereo è anche un sottomarino, o perlomeno aveva il compito di svolgere i ruoli che dovevano svolgere appunto i normali sottomarini. Ed infatti il principale compito di questo aereo o sub era quello di essere utilizzato in mare aperto contro le navi avversarie, che dovevano in teoria essere distrutte per l'appunto da questi siluri lanciati da un fantomatico aereo sottomarino. Addirittura si sviluppò una vera e propria tattica che si sarebbe applicata nel caso in cui questo aereo fosse stato effettivamente utilizzato in battaglia, che prevedeva lo spostamento continuo dell'LPL seguendo sempre la traiettoria delle navi nemiche. E quindi sostanzialmente il suo compito era quello di passare dalla modalità sottomarino alla modalità aereo, quindi ridecollando fuori dall'acqua e in modo abbastanza veloce riposizionarsi e riemergersi, aspettando poi la sventurata nave che non si sarebbe mai aspettata uno spostamento del genere. Un altro utilizzo che si poteva fare di questo fantomatico aereo era quello di farlo appunto entrare nelle aree navali nemiche e nelle basi navali che erano cosparse praticamente di mine, facendogliele attraversare grazie all'utilizzo del volo, per poi permettergli di riemergersi oltre questa cinta di mine per entrare effettivamente nelle basi navali per spiare i movimenti del nemico. Durante il giorno, quindi, attraverso questa tattica sarebbe stato in grado di raccogliere informazioni importantissime sulle forze nemiche, sui loro spostamenti ed effettuare in generale missioni di ricognizione. Ma in sostanza, quindi, le aspettative per questo mezzo erano particolarmente alte a causa dei numerosi impieghi che esso poteva avere. Ma come già vi ho detto, purtroppo per questo interessante e bizzarro progetto, esso venne cancellato. Anche se ipotizzo che per costruire anche solamente 30 di questi esemplari, la Russia avrebbe dovuto spendere, per usare dei tecnicismi, un fracco di soldi. E il tutto è molto ironico se pensiamo che durante la Seconda Guerra Mondiale l'Unione Sovietica ha puntato per la maggior parte sul numero di unità, soprattutto carri armati, che doveva possedere il suo esercito piuttosto che alla qualità effettiva di quest'ultimi. E quindi, che dire, detto questo, il video può finire qua. Io spero veramente vi sia piaciuto, spero che questo speciale 5.000 iscritti vi abbia quantomeno interessato, e se proprio volete una mia opinione su questo velivolo barra sottomarino, vi posso solo dire che secondo me, a parte il fatto che per quanto riguarda l'estetica mi ricorda un casino lo Sparviero, per quanto riguarda invece le sue caratteristiche, beh, un aereo che va in aria a 185 km/h non è che sia proprio il massimo, anzi, e invece un sottomarino che va a 3 nodi sott'acqua non è comunque il massimo, ecco. Però posso capire effettivamente l'entusiasmo che avevano i sovietici a quel tempo guardando questo progetto, poiché si potevano attuare delle tattiche molto 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 interessanti. Anche se, diciamo le cose come stanno, questo mezzo è veramente quasi impossibile da realizzare, tant'è vero che nel 2021, quindi ad oggi, non esistono aerei sottomarini. Perlomeno io non ne conosco l'esistenza, ma non penso esistano, anzi ne sono quasi sicuro. E quindi, detto questo, il video finisce qua. Io, come sempre, vi ricordo di iscrivervi, come ho detto già nella intro, di commentare, di condividere e attivare la campanella per non perdervi le notifiche, e noi ci vediamo un prossimo video, e grazie ancora per lo speciale 5.000 iscritti. Ciao ragazzi!